Paese, di un piccolo ma importante paese, e che avete potuto constatare quanto è bello e che tesori ha in sé. Però dico che la fortuna di questi piccoli paesi è incontrare persone importanti, persone che hanno passione, e noi siamo fortunati perché prima abbiamo incontrato Luigi Pirandello, poi abbiamo incontrato Fausto Pirandello, poi abbiamo incontrato Pierluigi Pirandello e adesso continuiamo questo rapporto bellissimo con Giovanna, che chiaramente ha delle idee fantastiche alle quali noi gli diciamo soltanto: noi stiamo a disposizione. Stiamo a disposizione perché le idee fantastiche portano poi a iniziative come quelle di oggi. Un'iniziativa bellissima, grazie veramente Giovanna. Diceva Giovanna ieri che quando mi parlavano tantissimi anni fa, quando si era giovani, di Pirandello, Luigi Pirandello, a me tremavano le gambe perché facevo: ma chi è questa persona misteriosa, complessa? E invece era una persona che noi avevamo gomito a gomito qui ad Antigoni. Quindi dico, oggi ho la percezione veramente di entrare nella storia, no? Perché per me Pirandello era la storia, è la storia, oggi ci entriamo. Qua facciamo così, ci diamo il cambio perché lo spazio è questo. Vi terrò pochissimo perché so che scalpitate, e scalpitate giustamente perché la mostra è dedicata a uno dei più grandi artisti del nostro Novecento, uno dei più grandi artisti che voi conoscete del nostro Novecento, che però ha subito un po' in vita il peso del nome importante che aveva, ma è stato assolutamente un artista geniale da riscoprire. E io sono particolarmente onorato di farlo, nel senso di essere io a farlo questa volta. Non sono assolutamente il primo e non sarò l'ultimo. E questa mostra anche, insomma, io raramente sono così emozionato nel presentare una mostra. Pompilia d'Aprile, modella di Antigoni. Ed è quella che è stata la scusa, la scintilla che poi ha fatto nascere quello che sta accadendo oggi. Una mostra che adesso vedrete, vi godrete, e che voglio dedicare a Pierluigi e anche a chi l'ha sostenuto negli ultimi anni della sua vita, che è Giovanna. E anche se è qui dietro, in questo momento credo che neanche mi stia ascoltando perché è presa dagli ultimi dettagli, vi pregherei comunque, Giovanna, questo applauso è per te. Thank you.
Thank you.